Nuovo venerdì sera, puntata numero 62 di Città a Confronto, il Pug della Discordia. Questo è il titolo della trasmissione PD e Start Cicli, che litigano sul piano urbanistico generale. Vi presento gli ospiti di questa sera, la città che si confronta, in questo caso, Start Cicli e Partito Democratico che si confrontano su un argomento molto importante. Comincio dalla mia sinistra dove eh, troviamo Caterina Riccotta di Start uh, Sicli. Buonasera. Uh -huh. Ex vice sindaco ed assessora ai servizi sociali, turismo e cultura. Poi salutiamo anche Viviana Pitrolo di Start Scicli. Buonasera anche a lei. Buona. Lo ricordiamo, eh, ex assessora comunale all'urbanistica e lavori pubblici. E poi incontriamo il vice segretario del Partito Democratico di Scicli, Emiliano Inzirillo. Buonasera. Buonasera, buonasera anche a lei. E un saluto anche, va certamente, e lo presentiamo per il segretario del Partito Democratico, Omar farla grazie a tutti per aver accettato questo confronto perché questa settimana che ci lasciamo piano piano alle spalle è stata caratterizzata da una serie di, da una serie di interventi su questo benedetto pug mentre il comune di cicli fa sapere che sono stati eh, sintetizzati e programmati i prossimi step sul PUG il PD attacca Start Cicli accusato di esaltare l'ex assessore Pitrolo non accorgendosi del fallimento. Questo sostanzialmente quanto eh, insomma, possiamo dare in apertura di trasmissione. Faccio cominciare proprio il segretario del Partito Democratico. C'è stato questo post eh, su, sul profilo, sulla pagina di Start Cicli del movimento che non è passato inosservato. Voi. Subito eh, fate riferimento, eh, che cosa eh, sostanzialmente no, rimproverate a Start Cicli? E così cominciamo la trasmissione stasera, eh, 50 minuti a partire da ora a nostra disposizione. Fallo, noi siamo rimasti stupiti da questo, da questo post perché i fatti prevalgono sulle parole. Questo post è una cozzaglia di eh, frasi, di rito, di circostanza. Eh, che eh, collimano con quella che è la condotta di Start Cicli, ovvero se tutto quello che hanno fatto in questi cinque anni è così eh, diciamo positivo dal punto di vista dell'urbanistica e dei lavori pubblici, non si capisce perché si siano dimessi a sei mesi dalle elezioni, lasciando nelle mani del sindaco che aveva dato ampia delega a questo a questa compagine proprio su queste, su queste tematiche e investendo un nuovo assessore che è stato qui la, due puntate fa eh, che si trova diciamo spiazzato rispetto a quello che è stato il percorso e la, la questione su questo noi siamo rimasti basiti perché non c'è logica tra quello che si dice e quello che si fa eh, una per tutte. Eh, ricorderanno i nostri eh, ascoltatori che il 25 di settembre era stato programmato con il Politecnico di Milano la presentazione appunto, di linee guida e quello che era il punto del lavoro svolto fino a quel tempo. Ebbene, eh, il mercoledì precedente, se non ricordo male, ci sono, state, sono state protocollate le dimissioni dei membri di START dalla Giunta Comunale asserendo che appunto vi era una divergenza di vedute, che nonostante avessero, diciamo, magari su questo saranno loro a spiegarci meglio, perché noi ancora ad oggi non abbiamo capito quali consorterie avrebbero rimosso per poi andarsene. E, dopo aver fatto il famoso matrimonio, il sabato, e qui c'è il vice sindaco che può dare spiegazioni alla città perché si partecipa in rappresentanza dell'amministrazione, il sabato è un matrimonio, ci si dimette il mercoledì e si fa saltare perché il sindaco a quel punto non poteva fare altro che annullare eh, quella magari era una pratica che andava fatta ma ormai no? secondo me tre giorni non avrebbero spostato se queste erano le loro intenzioni però anche questo mostra una visione, una mancanza di visione al nostro giudizio Qual è stato il senso di rimuovere dal Presidente del Consiglio Comunale l'architetto Danilo De Maio per fare spazio al nuovo Presidente del Consiglio, ovviamente in un'ottica di rimpasti e di accordi di spartizione di poltrone? per poi pianificare ed eventualmente arrivare a quello che è stato l'uscita di Start dalla giunta. Forse sarebbe stato opportuno mantenere il presidente del Consiglio a uscire prima. Questa è il la Il PD sostanzialmente falla dice perché proprio ora, no? Cioè, Starte Cicli insiste, vuole che si prema sull'acceleratore per chiudere la questione Pug. Questo sostanzialmente Ma Io volevo poi... ascoltare infatti prima l'assessore per poter Andiamo sapere subito? Certo, Quali certo. sono in questi cinque anni le cose che sono state realizzate? Perché io non ho visto nulla, cioè è sotto gli occhi di tutti. Allora, questo benedetto Pug, eh, Viviana Pitrolo, eh, sostanzialmente il PD eh, ha detto anche stasera eh, tutta questa pressione no, sull'attuale sulla amministrazione nell'accelerare, nell'aumentare eh, il passo per chiudere questo importante punto eh, Pitrolo. Grazie. Grazie a eh, buonasera di nuovo a tutti quanti. Intanto ringrazio di questo invito eh, perché è la prima occasione che finalmente ci troviamo a parlare su temi... Altrimenti di ci perdiamo pian... con i comunicati stampa. Esatto, no? esatto. Finora siamo andati avanti a, eh, a comunicati stampa, a note, però tra l'altro devo dire, inconcludenti. Eh, mi dispiace che... Nonostante eh, eh, lei avesse anticipato come argomento il PUG, okay, che poi di fatto non è stato neanche oggetto di dibattito mediante comunicati stampa, anche ora il segretario del PD non ha parlato del, del PUG ma ha parlato di tutt'altro. Perché non, 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 ecco, non riusciamo a, a capire come un po al mai tema della Non puntata. si centra mai l'argomento. Assolutamente non si centra mai l'argomento. Quindi eh, di questa sera dobbiamo parlare di PUG. Bene, che ben venga. Eh, le decisioni di start, di lasciare eh, l'amministrazione e la Giunta, sono state chiarite più volte, sono state chiarite tramite comunicati stampa, sono stati chiariti anche proprio Con in sede di questa presenze, trasmissione. Sì. Il nostro presidente Emanuele Scala. Quindi non vedo perché di nuovo dobbiamo tornare sempre sul, sullo, stesso, eh, sullo stesso argomento. Sul 25. Eh, devo dire che eh, era un incontro che eh, assolutamente non dovuto, nel senso che non faceva parte dell'iter e della prassi prevista da Norma, ma era proprio un volere eh, nuovamente coinvolgere la cittadinanza e restituire il lavoro fatto in questi mesi dal Politecnico di Milano a seguito delle giornate di incontro che il Politecnico ha avuto, il Politecnico l'amministrazione ha avuto con, con, con la città. Era proprio un momento di partecipazione. Un ulteriore momento di partecipazione che si voleva avere con la città. Eh, il Politecnico ha chiaramente prodotto un corposo documento di sintesi eh, di, del risultato dell'incontro con i cittadini. Numerosissime sono state le istanze. Ne è venuto fuori un disegno eh, della città, una visione della città l'incontro lo doveva tenere il Politecnico cioè nel senso il sindaco ha fatto le sue valutazioni e ha deciso diciamo di posticipare nuovamente l'incontro per dare un assetto nuovo alla giunta Dico, ci, può, ci può stare tutta però non significa che l'incontro non si sarebbe potuto fare perché era un incontro tra il Politecnico e la città, era eh, diciamo ragionare insieme su una visione che era uscita fuori da idee, da esigenze da visioni eh, che gli stessi cittadini avevano avuto del, del, del piano. Ok. Oh, faccio. Sì, sì, può, completare, può okay. completare, Cinque anni che cosa abbiamo fatto? Questo comunicato, che è diciamo, il secondo comunicato che abbiamo fatto, visto che devo dire che il PD poi no, il comunicato anche il, il PD subito dopo Starti Aveva fatto lo stesso comunicato che aveva fatto, fatto Starti Non si capisce perché poi ha dovuto per forza eh, rinnegare quel comunicato di esortazione all'amministrazione, all ma diciamo è un'esortazione. Eh, propositiva, questo ci tengo assolutamente, non era un, un pungolo, non era assolutamente un, un criticare eh, la, la, la regione. Sta eh, avviando tutta una nuova procedura che è relativa alla pianificazione del territorio e deve prendere contezza di quali comuni e di quali territori si sono approcciati a questo nuovo modo di pianificare. Devo dire che finora siamo pochi, il comune di Sciclia è tra i pochissimi, all'incirca sono una decina, e quindi è importante anche perché il comune. Di Scicli ha partecipato ad un bando regionale che finanzia la redazione del Pug. Perché perdere questa occasione? Perché eh, doversi fare commissariare? Tutto qui, niente altro. Eh, sentiamo Emiliano Inzerillo, introduciamo eh, un altro spunto eh, in trasmissione e poi coinvolgiamo anche eh, Caterina Riccotte. Inzerillo: Sì, no, io volevo un attimino anche discostarmi dai tecnicismi perché il rischio. Che, 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 mm, che si può percorrere è quello di parlare poi di delibere e, e, e allontanarci dal punto vero della discussione che è la programmazione ora eh, quello che si contesta è da dove nasce la contestazione nasce da un ufficio tecnico che non funziona e non è che non funziona da ieri è da un po' di tempo che non funziona chiunque No, forse prima funzionava meglio. Mi pare che prima funzionasse anche, ma questo ce lo dicono anche i tecnici che quotidianamente si interfacciano con, con, con l'ufficio tecnico. Ce lo dicono i cittadini con eh, le loro istanze che man mano presentano quando hanno bisogno di un certificato, di una concessione in sanatoria o, o qualcosa del genere. Questo ufficio tecnico sostanzialmente langue eh, con una carenza di personale che, eh, che ha visto man mano andare via professionalità importanti dall'ufficio tecnico senza che siano state adeguatamente rimpiazzate. Quindi, c'è innanzitutto da far funzionare meglio le professionalità del comune di Scicli, che ci sono effettivamente, però bisogna far funzionare meglio perché altrimenti il rischio è quello che ehm, con un ufficio tecnico impantanato. Mh, il più furbo possa approfittarsene. Ecco questo è il primo, uh, uh, il primo rischio da evitare. Dopodiché il PUG PRG. Allora, PRG: quello che si contesta, torno solamente per un attimo sulle delibere, è che a febbraio del 2015 il Consiglio Comunale effettivamente aveva approvato le linee guida. Ora, un po' di tempo dal 2015. Al 2020, al 2021 è passato. Quindi questo lasso di tempo avrebbe utilmente essere potuto spe essere speso per la finalizzazione del PRG, anche perché la nuova norma avrebbe fatto salve le eh, disposizioni per quei comuni che avessero adottato il PRG uh, uh, Inserillo, uh, che cosa rimproverate? No, stasera siete due e due. Che cosa rimproverate a start? Cerchiamo un po' di far capire a casa. Cerchiamo di far capire, quello che viene rimproverato è la incapacità politica, perché attenzione parliamo di politica sempre, eh? quindi chiaro, quando, quando, si mettono, eh, quando si parla di alcune cose ci si mantiene sempre sul piano politico, è l'incapacità di aver programmato la corretta, il corretto funzionamento degli uffici, tecnico e anche delle manutenzioni, ci torno ora fra un attimo, e di non aver adeguatamente programmato lo sviluppo del territorio. Possiamo parlare anche del PUDM. Qualche mese fa a, a, tutti abbiamo parlato e, e sentito parlare di questi stabilimenti balneari che sono sorti in una sorta di interregno eh, tra eh, l'approvazione eh, del, del PUDM. Per cui quello che è mancato è la programmazione e questa è la contestazione che viene, che viene mossa con riferimento alla manutenzione. Eh, questo è un altro capitolo effettivamente dolente eh, del, del Comune di Ciclo: l'ufficio di manutenzione. Voi per carenza di, eh, di somme, di, di, di capitoli appostati in bilancio o per carenza di personale comunque ha dato. Eh, come frutto l'incapacità di intervenire eh, prontamente dove eh, era necessario. Abbiamo una, Anche lì c'è una mancata programmazione. Mi riferisco ad esempio specificamente alla, ehm, alla, alla fognatura del centro storico. Eh, non è più eh, rispondente alle attuali esigenze di una città moderna e votata al turismo. Abbiamo una struttura eh, del, del dopoguerra che assolutamente va rivista. E va pianificato il, eh, il rifacimento. Quindi questo è dove si è mancato. Bene. Bene, eh, andiamo eh, così facciamo esordire anche Caterina Riccotti. E piano piano cerchiamo poi di andare un po' a dare delle risposte, un po' a quelle che sono a quelli che sono stati i comunicati e stampa. Ehm, cerchiamo di spiegare stasera anche in questa sede che cosa no, eh, chiedeva. Start all'attuale amministrazione a proposito di Pug. Caterina Ricotti. Anch'io ringrazio perché ritengo fondamentale poter, eh, poterci non solo confrontare eh, ma anche eh, rendere noto alla, alla cittadinanza, agli uomini e alle donne. Di cicli, un po' in una materia che magari appunto, può sembrare ostica, in realtà è proprio fondamentale per una città, perché è quella che è la programmazione e la pianificazione di un territorio, dello sviluppo, di consumo di suolo zero. Quindi il nostro rammarico come star cicli, lo devo dire, è che il confronto o anche lo scontro, che in politica, insomma, che ben venca, anche avere ci assolutamente sta. ci sta, non verta su temi, su contenuti che pure. Capiamo bene, una pianificazione eh, impone, c'è tanto di cui, di cui parlare, di una visione della, del territorio, spazi, spazi di socialità. Ripeto, il consumo di suolo zero, invece, verta a nostro avviso su temi veramente miserrimi, eh, che, hanno anche poco, ehm, che dimostrano, da un punto di vista politico ovviamente, una poca conoscenza della realtà. Cioè, a volte si sem sembrano un po', leggendo questi comunicati del PD, lo dico con rammarico, anche perché il PD è un ecco, partito di. Entriamo nel merito dei contenuti. È no? appunto, anche perché mh, tutto è partito da una nostra nota: non era neanche un comunicato, sì. che eh, in realtà si metteva nel segno della continuità con l'impegno profuso. A me non piace parlare solo dell'assessore che pure ha messo in questi cinque anni, non si è risparmiato, ha messo veramente a servizio della città le sue competenze la sua buona volontà, ma a me piace parlare di un movimento, di un gruppo, come anche di una squadra di governo, una giunta, un sindaco, non si è uomini o donne sole che operano, c'è un progetto, c'è un programma politico che è stato il programma elettorale, votato dagli elettori, quindi questo in questo contesto. E in questo contesto, come dice Sciascio, ci sono dei fatti, ci sono dei fatti che non hanno né contraddizioni né ambiguità, che poi si tramutano in azioni amministrative, in atti, in delibere. Quindi nel segno della continuità, il posto assolutamente, come ha detto Viviana, assolutamente propositivo, era quello di, posto che il Comune di Cicle, uno dei dieci comuni dopo, più di decenni di ritardi, di omissioni e di commissariamenti ad acta sul punto, proprio per omissione era quello di non perdere questo treno e procedere, ma procedere poi con gli step di legge, quindi senza bruciare tappe, né, né, né niente, ma di fare tesoro di questo momento, di questo lavoro prezioso che ha fatto il Politecnico e che riprende, quindi rispondo, all'avvocato in Cirillo riprende assolutamente le linee guida del 2015, l'ha detto anche lui, siamo nel 2020, quindi sono, sono quindi andava, andava rinterrogato partendo dai principi cardini eh, che sono appunto queste famose linee guida del 2015 che il Consiglio Comunale ha approvato, sono state riviste con l'ausilio del Politecnico, ricordo un'università pubblica e quindi mica uno studio privato, quindi c'è stata una scelta anche forte a livello politico. Sulla base di questa nota, che ripeto si pone in continuità anche perché lo abbiamo detto e lo stiamo dimostrando nei fatti, nella quotidianità, che l'impegno per la città continua al di là delle cariche, l'ascolto e l'impegno. A questo c'è stato questo comunicato stampa di risposta carico di accuse. Volevo dire un'altra cosa, due giorni fa lo sapranno bene gli esponenti del PD, i sindaci siciliani sono andati a Roma hanno messo la fascia a protestare per, eh, per quasi un abbandono che è non solo fiscale, contabile, ma anche l'impossibilità di chiudere i bilanci, che questo ricordo bene, ha anche effetti sul nostro famoso piano di riequilibrio, che quindi effetti sulle politiche del gestione del personale. Io mi permetto di dire, mi permetto di dire che amministrare così è veramente, non solo molto frustrante, ma io faccio un plauso a tutto il personale comunale che veramente con questi, eh, con questi continui pensionamenti un turnover bloccato sta dando il massimo in difficoltà, in difficoltà. quindi per questo dico a volte sembra che non ci, sia aderenza, non ci sia aderenza alla realtà e quindi invece di fare fronte comune o discutere sulle soluzioni ai problemi perché poi la politica deve dare soluzioni deve dare risposte a tutela dei cittadini ma risposte a soluzioni dei problemi si sì, personifica in questo caso start queste Problematiche e questo lascia, ripeto, basiti concludo anche perché mh, sono stata di grado in ballo. Magari parliamo dopo su altre cose. Certo, certo. che certo. È, che è la decisione politica comunque di, di lasciare che è stata anche sofferta dopo cinque anni di impegno e dopo un valore importante per 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 Starcicli era quella della continuità amministrativa. Infatti, si è andata avanti fino ai cinque anni perché sappiamo. Noi cosa, il disastro che abbiamo trovato proprio per due sindaci di missionari. Quindi era un valore eh, assoluto, ma ci sono dei punti, appunto quellici in cui la scelta ormai era andata a presa. e Poi Viviana ha spiegato bene che comunque si poteva assolutamente fare quell'incontro già programmato da tempo. Oh, prima di andare di ritornare dal segretario cittadino del PD o Marfalla, volevo mh, boh, semplificare le cose, no? Sempre a beneficio di chi ci ascolta. Salta ad un certo punto è intervenuta perché si eh, preoccupava di mh, vedere vanificare un certo tipo di lavoro. Può rispondere Riccotti, può rispondere Pitrolo. Eh, è intervenuta, no, non vanificare, però ehm, abbiamo, abbiamo tenuto ad accendere il riflettore per le motivazioni che Gio ha espresso su questi importanti passaggi alla luce di una nota. Non è che ci siamo svegliati una mattina i nostri consiglieri comunali. Hanno reso, hanno reso noto insomma, al movimento che è arrivata una nota a cui bisognava celermente rispondere della regione. Quindi abbiamo ritenuto di, ripeto, in un clima assolutamente di collaborazione e propositivo, perché se anche Start non ha più la compagine assessoriale. Al di là che continua l'impegno, ha ben quattro consiglieri che rappresentano la città e i cittadini che li hanno votati. Quindi continuiamo in un'ottica propositiva e di collaborazione. Abbiamo fatto un comunicato, un post, una nota, che non era, non era né polemica né di pungolo. E quindi siamo rimasti basiti sulla, sulla risposta ricevuta dal PD. Perché ripeto, ci piacerebbe di parlare di temi, di contenuti, né di contenitori e, e non di diciamo uh, fuffa. Tutto, sì, certo. Allora, vanificare mai questa è una cosa a cui ci tengo particolarmente a chiarirla, così come non è stato assolutamente vanificato il lavoro fatto nel 2015 dove era chiaramente, erano uscite proprio quegli argomenti che sono stati la base, il fondamento della trattazione che c'è stato in, in, questi, in questi ultimi mesi anche col confronto della, della città quindi vanificare mai, niente mm. viene mai vanificato o viene messo di lato, semmai viene approfondito e velocemente rispondo al vice segretario, il territorio dal 2015 al 2018 al no, 2018 subisce delle variazioni e, ed è giusto render conto, e penso che politicamente chiunque, chiunque avrebbe ehm, sentito la necessità di riascoltare la città su dei temi che erano proprio nati in, in sede di approvazione di quelle che erano quelle linee guida. Ma tra l'altro. Non voglio entrare nei, tec nei tecnicismi, era già stato stabilito a suo tempo dal Consiglio Comunale, era, era stato chiaramente scritto in quella delibera che i temi che erano quelli eh, sulla mobilità sostenibile, quello del consumo di suolo e pari quasi a zero, e la valorizzazione del centro storico e quant'altro, sarebbero stati argomenti che dovevano essere nuovamente riapprofonditi. E questo è stato fatto. Allora, eh, di diversa lettura la nota della Regione. Eh, da una diversa lettura il Partito Democratico. E poi c'è un termine che voglio buttare stasera in tra trasmissione: impudicizia, che ha fatto arrabbiare un po' tutti, no? sia a Start che poi di riflesso anche il PD che ha ulteriormente risposto. Io sono contento di questi due interventi perché confermano il termine che lei ha citato. Non si può parlare in questi termini dopo aver amministrato per cinque anni. Quello che io sto ascoltando è quello che potrebbe dire chiunque non ha amministrato per cinque anni, tipo noi che siamo arrivati nel 2018. Il piano regolatore ha una funzione che non è soltanto quella di ascoltare i cittadini che nel frattempo possono anche muoversi come meglio ritengono e quindi ti stravolgono quello del territorio. Il piano regolatore e il PUDUM hanno due priorità, che è quello di mettere in sicurezza il territorio. Quindi dare uno strumento che permetta di non avere ricorsi, zone bianche, costruzioni, io um, voglio, questa sera non voglio essere tecnico. Però io eh, che ho la fortuna di lavorare a Modi, che percorro le strade tra Modi e Ciglio, io ho visto cambiare in questi cinque anni il territorio. Eh, anche a Sambieri ci sono state delle costruzioni che hanno destato molte perplessità, ma che ci sarà modo e tempo per discuterle. Mi permetta di fare un passo indietro per ricordare all'ex vice sindaco che i due precedenti sindaci non erano dimissionari, il secondo è stato eh, commissariato per scioglimento. E lì si aprirebbe... Come? Si diverte, si diciamo che le dimissioni... Anche per evitare le conseguenze dello scioglimento, almeno che io ricordi, ma di fatto, fatto c'è stato lo scioglimento del Comune certo, che no. ha messo a binario morto un po' quella che è stata la gestione del Comune negli ultimi dieci anni. Per cui dire che l'ufficio tecnico è stato smantellato da chi c'era prima è diciamo, di una disonestà intellettuale non indifferente. Vero che c'è stato il pensionamento di un ingegnere storico del comune di Scigli, ma è anche vero che un ingegnere che è subentrato, l'ingegnere Carbone, ha preferito lasciare un incarico prestigioso come ingegnere capo del comune di Scicli per andare a fare l'insegnante. L'ingegnere eh, Pisana, credo che era part-time, ha preferito andare a prendere un altro part-time nel comune di Pozzallo. Quindi eh, delle domande andrebbero rivolte a, 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 a chi ha amministrato. Ora, Start non può invitare la giunta Giannone, quindi il nuovo assessore, a non disperdere quel lavoro peggio, perché delle due l'una, se il lavoro è stato fatto e ora bisognava raccogliere e difendere i frutti, ma perché ci si è dimessi? Io non lo riesco a capire. Quindi non è un problema di comunicati, è un problema di merito. Qual è stata la visione di questi cinque anni che starta impresso nell'azione amministrativa? Il consumo zero non è una uh, questione che riguarda solo cicli, diciamo che è una questione globale che si sta andando verso questa direzione. però è anche vero che quando non si attuano gli strumenti per cinque anni, vedi il Pudum e vedi il Pug, le conseguenze sono delle zone bianche, delle richieste dei cittadini legittime di poter farci quello che vogliono col piano regolatore scaduto. E quindi non, è, non bisogna nascondersi dietro la necessità di ascolto, perché il Consiglio Comunale è rappresentativo della comunità, può prendere delle scelte fare un piano regolatore e poi si discute mettendo in sicurezza il territorio. Io questo voglio dire, la mancanza di visione è cosa è cambiata a Cile in questi anni? Abbiamo più fotovoltaici nelle, nelle scuole, nei palazzi pubblici? No, abbiamo più fotovoltaici nelle campagne e questo è oggetto di scontro. E abbiamo più, altro che consuma zero, abbiamo più costruzioni, col sistema delle demolizioni di costruzioni, abbiamo Cuba, è sotto gli occhi di tutti, non lo dico io, è sotto gli occhi di tutti. Il PD si è permesso semplicemente di far osservare questa distonia, questa contraddizione in termini. Chi ha amministrato per cinque anni chiede a chi ha lasciato il cerino in mano di non disperdere il suo lavoro, ma perché si sono dimessi? Oh, una battutaccia, uh, questo vocabolario è stato acquistato. No, diciamo che il termine era presente anche nei vocabolari che avevamo alle superiori e all'università e il contenuto è quello che intendo, la mancanza di pudore sta nel fatto di fare una non opposizione e una non amministrazione, è peggio di stare da una parte e dall'altra perché hanno vinto le elezioni e il sindaco ha dato una delega importantissima, ricordiamo che dopo il turismo e l'agricoltura il settore dell'edilizia è un settore che porta oneri di concessori per le costruzioni, muove un certo numero di pil locale a livello di economia, crea posti di lavoro e condizioni di sviluppo, il fatto che un ufficio tecnico non funzioni deve essere una priorità per chi amministra, non per chi ha amministrato. E quindi chi ha amministrato ha una responsabilità in questo, chiamata la mancanza di visione, chiamata la mancanza di programmazione. Ma di fatto, dopo cinque anni, non si può venire a dire qui che è tutto a posto perché, perché si è andati via se era tutto a posto. Io non lo capisco. Facciamo rispondere qualcuno? Sì. sì. Eh. A uno a uno. Ricolti, ricolti. Grazie. Allora. Innanzitutto devo ammettere che ho difficoltà a rispondere perché a mio avviso si fa molta confusione, quindi cercherò di un attimo eh, per aiutare comunque il dibattito. Perché siamo andati via? Innanzitutto, siccome anche nel comunicato si riporta che siamo andati via dalla nave che affonda, bene, la nave non affonda. E questo per l'impegno di tutti, in primis del sindaco, degli assessori e permettetemi quindi anche degli assessori di start in questi anni, perché quella famosa nave noi l'abbiamo trovata tutti noi, quindi mi riferisco veramente al sindaco a cui vanno eh, i, me i meriti che ha di impegno e di, di capo no? politico e amministrativo, eh, l'abbiamo trovata totalmente insabbiata. Quindi è stato fatto un lavoro per due anni che noi, anzi, siamo qui a rivendicare, eh, di eh, silenzioso di ristabilire, quindi proprio disincagliare la, na la nave dalla, dalla sabbia, e adesso si sta trasportando verso il mare. Quindi ancora sicuramente serviranno altri cinque anni prima che veramente anche tutti i frutti di questo lavoro vengano presi, ma nel momento in cui la nave che non sta affondando ma prende una direzione che non è la direzione che eh, appunto noi ritenevamo, ritenevamo più giusta in linea anche con quella che è la visione del movimento di Start, ma non solo, vedevamo che la nostra azione per tante motivazioni non era più incisiva, è stato più onesto, quindi non riusciva più a incidere, per tante motivazioni che diremo e che stiamo spiegando, abbiamo spiegato in Consiglio Comunale, eh, parliamo con la città, con i cittadini, non, non, eh, eh, è stato più onesto fare un passo indietro, eh, quindi queste sono le motivazioni. Qui non prendiamo, anzi sentiamo su di noi la responsabilità di tutti questi cinque anni. Ora passo la parola a Viviana che voleva... Eh, voleva. A quella ho tolta sì. e mi dispiace. No, no, assolutamente, mi hai fatto benissimo. Allora, io penso che se si è qui oggi è per parlare anche alla città e bisogna avere onestà intellettuale, non bisogna dire parole solo per fare bisogna propaganda, chiari. bisogna essere seri, allora anch'io riesco a dire c'è più abusivismo c'è più questo, c'è più quello però bisogna parlare con dati alla mano e qui invece mi sembra che si fanno manifesti eh, fondati su nulla non voglio commentare il termine impudicizia perché lo trovo veramente incommentabile, una mi caduta di Stile, no. Ma una caduta di stile anche a livello, eh, non so, eh, comunicativo che eh, lascia lascia. Vabbè, eh, ognuno insomma poi, la valuterà, chi avrà letto valuterà insomma, per, come meglio, per come meglio crede. Però è importante dire le cose così come, eh, come stanno. Sicuramente l'ufficio tecnico ha delle difficoltà e noi stesse, più volte, ci siamo trovati in ambito di giunta a eh, rappresentarlo e non solo nell'ambito di giunta, ma anche a tutta l'organizzazione del comune perché, soprattutto in un momento come questo, eh, negli ultimi anni c'è stato un boom dell'edilizia. Chiaramente, bisognava, diciamo, dare risposte alle richieste della, 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 della città. Quindi, questo assolutamente. Non, non ci nascondiamo eh, dietro false, false verità. Però sul controllo assolutamente non sono d'accordo. Intanto bisogna dire alle persone: non vogliamo entrare nei tecnicismi, ma non si può dire eh, la gente può fare quello che vuole perché non c'era un piano. Perché questa è assolutamente una bugia. Un piano è vigente sempre. Sempre. C'è una norma che regolamenta il territorio sempre e questa è, eh, diciamo, la, la linea di controllo. Eh, ci sono delle zone bianche, è vero, però che mi risulti, durante questa, eh, diciamo, il nostro quinquennio di amministrazione sono arrivate richieste di riclassificazione, ma in questo quinquennio si è sempre detto no a nuove richieste di riclassificazione, proprio perché c'era quella programmazione che dicevamo prima, però concreta, cioè nel senso si è lavorato al fare il piano e fare un piano significa attuare intanto tutti gli studi necessari e propedeutici per fare un piano e in questo siamo partiti con le disponibilità economiche subito, non significa mettersi là a fantasticare su come potrebbe essere un, un territorio, a me pare che le ultime riclassificazioni urbanistiche in questa città siano state votate nel 2014 nel 2015, non mi pare che siano state votate altre volte, nel 2014 e nel 2015 Start non era neanche nei sogni, quindi questa è la domanda che mi faccio. Quando è il momento di tutti di prendersi le responsabilità delle proprie azioni? L'ultimo passaggio sul fotovoltaico, ma non c'eravamo noi in amministrazione quando si è fatta una variante al piano regolatore proprio nelle zone agricole e in questa variante c'era l'inserimento di impianti fotovoltaici. Noi abbiamo eseguito quello che un'amministrazione a suo tempo aveva deciso, ribadisco, la responsabilità delle proprie azioni scadono quando una non c'è più. Non penso, perché qualsiasi cosa noi facciamo avrà delle conseguenze e le conseguenze non sono mai domani, ma sono sempre tra anni. Oh, andiamo a chiudere questo secondo giro inserendo eh, davanti eh, sotto i riflettori in Zirillo, poi ci sarà eh, il terzo giro e il quarto giro, che si parlerà un po' di prospettive sia in seno a START che in seno al PD. Allora, chiudiamo no, questo secondo sì, giro. Sì, sì, no, velocemente perché altrimenti. Oh, io mh, noto l'avvocato Leo Riccotti. Prima ha detto di avere difficoltà a rispondere eh, perché eh, il segretario Fallo avrebbe detto tante cose rispetto a cui c'era difficoltà. Ma la, la difficoltà a rispondere è perché non si sono fatti gli atti amministrativi con cui avrebbero dovuto zittire tutti quanti, avrebbero, eh, cioè, cioè con, con gli atti amministrativi. Invece, siamo qui a parlare di imbudicizia, di fuffa. L'impudicizia, quel termine è stato usato propriamente rispetto all'idea che avevamo in mente e ne abbiamo prova qui dell'impudicizia politica nella misura in cui si viene sempre a dire questo è un vizio che hanno tutti, devo dire, tutti gli amministratori che la colpa è di, di, di quelli precedenti, de, la colpa è di, di, Lo di Garibaldi, barino, no? andiamo a finire chissà dove <ride> e la colpa è dei soldi che non ci sono, ma non sono risposte di, da amministratori non è risposta a dire non abbiamo personale. Cioè, quello lo può dire eh, chi non ha responsabilità amministrative, chi ha delle responsabilità amministrative deve dare delle risposte a questo e deve parlare con gli atti amministrativi, cosa che non sta accadendo e eh, no non sta accadendo ora. Mi, mi e per questo vi trovate in difficoltà in a rispondere. abbiamo parlato di fatti e di atti che oh, sono alla completare. portata di tutti. Allora, Pitolo, Dopodiché, dopodiché cioè, eh, è stato detto anche un'altra cosa, che invece start. Eh, c'era stato un passaggio prima, scardinato un sistema ed è andato, è andato contro delle consorterie. Allora mi piacerebbe veramente che poi si scendesse nel particolare quando si dicono alcune cose perché altrimenti rischiamo, pure io quando ero adolescente ero contro il sistema, ma eh, bisogna andare oltre un po' eh, la banalità di alcune frasi che sono talmente larghe dove ci può stare dentro tutto, allora bisogna dire con nome e cognome quale sistema si è scardinato e in che modo e se c'è qualche cosa si può andare anche in procura se ci sono dei reati di natura penale, dopodiché non si può accettare che effettivamente la, la colpa sia sempre di un sistema indefinito o di qualcun altro. Il problema è invece che io mi sono andato a rileggere il programma eh, con cui è stato eletto eletta questa giunta, ma c'erano delle cose che a distanza di cinque anni sono state, eh, cioè non, non, non sono state perseguite. Parlo del, eh, a parte del consumo zero, ma parlo anche di cose più semplici come l'implemento del verde. Io conosco tutto, tutto il verde cittadino passeggiando a piedi con la bicicletta, e so, potrei dire, albero per albero, tutti quelli che sono stati tagliati non sono stati rimpiazzati, cioè si, si parla di verde pubblico come problema da mantenere quando invece dovrebbe essere visto nella visione in prospettiva di un benessere cittadino, si parlava di una mobilità dolce. Ma noi, nel nell'estate del 2019, come Partito Democratico abbiamo attivato con un gruppo di volontari di, 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 di Donna Lucata un movimento per creare una corsia eh, ciclabile sì, da Donna Lucata a Playa Grande. Arrivato a un certo punto ci è stato detto tranquilli, è nel piano triennale delle opere pubbliche. Siamo nel 2000, a fine del 2021 e purtroppo eh, non c'è nulla di tutto questo ecco dove sta il termine che abbiamo utilizzato oh bene allora cominciamo questo terzo giro il quarto poi si parlerà di prospettive start cicli Partito Democratico. Eh, c'è una bordata. Nel secondo comunicato, e spero che ormai di comunicati, alla luce anche della trasmissione di stasera, non ce ne siano più sia da una parte che dall'altra, c'è un comunicato, l'ultimo del PD, in cui eh, si legge: Io ho tre righe e mezzo, chiediamo al sindaco. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo lo scrivete voi del PD, di verificare se i suoi assessori, eh, sia presenti e soprattutto passati, eh, eh, abbiano l'esatta aderenza al principio di incompatibilità tra l'attività professionale e la funzione di amministratore in materia di urbanistica edilizia e lavori pubblici. C'è qualcosa comunque che ho letto male, eh, però abbiamo capito il senso del, dell'intervento. Eh, sì, sì, lo chiediamo meglio ai cittadini. Um, chiunque va a ricoprire un ruolo di amministratore eh, in una giunta comunale diviene incompatibile per la professione privata rispetto ad incarichi che può essere, possono essere assunti all'interno del comune che, che lui amministra. Questo è l'articolo 78 del testo unico sull'edilizia. Ora, siccome ci sono arrivate delle segnalazioni e noi non facciamo eh, l'attività ispettiva perché noi non abbiamo consiglieri comunali, noi siamo nel 2018, siamo stati eletti i nuovi quarantenni e conseguentemente... Eh, non avendo diciamo, avuto eh, un consigliere comunale che ha aderito alla segreteria e al circolo perché era stato eletto nel 2016 con un'altra diciamo, gestione, un'altra segreteria, eh, non abbiamo la possibilità di verificare quanto ci è stato segnalato dai cittadini. Ora, siccome il sindaco ha eh, sempre eh, parlato di ampia legalità e eh, di perseguimento di questo obiettivo, ci, ci permettiamo così per la sanità di tutti di verificare se all'interno del eh, comune ci siano assessori. Viviano o qualcun altro, che abbiano assunto durante il periodo di, di incarico anche delle pratiche di cittadini privati rispetto al territorio comunale di Scigli. Ma lo chiediamo perché ci è arrivata una segnalazione da, da, dalle persone. Noi non è che, ripeto, noi non assolviamo a una funzione di procura, noi facciamo politica, raccogliamo le istanze dei cittadini e le rivolgiamo a chi oggi è l'amministratore per eccellenza. Perché chi ricorda a me stesso che Start... Eh, non è che ha avuto un successo in quanto start, lo ha avuto perché il premio di maggioranza ha fatto sì che fossero i più rappresentativi della coalizione del sindaco e il sindaco ha tributato questa, eh, diciamo questa rappresentanza riconoscendo gli assessori anche più importanti oltre che la presidenza del consiglio comunale in un primo tempo. Quindi, questo noi lo chiediamo per la serenità di tutti, se poi queste cose dovessero essere come noi speriamo non fondate. Eh, va bene così, ma questa è una cosa che deve fare il sindaco perché la delega l'ha data al sindaco e quindi è un problema di rappresentanza e rappresentato quindi noi questo lo chiediamo pubblicamente nel comunicato, lo ribadiamo questa sera confidiamo che Giannone non abbia nessun motivo per verificare se ci sono state delle incompatibilità perché presumo che abbia ripreso in mano tutta la situazione dopo le dimissioni dei, degli assessori di Start e quindi lo rivolgiamo pubblicamente questo invito a... Con questo passaggio il PD, e poi sentiamo Pitrolo dove vuole arrivare, con questo passaggio che lei ha appena commentato No, è molto semplice, si parla sempre di legalità. Cioè, Giannone ha vinto una campagna elettorale sulla legalità perché la contrapposizione. Gian... Allora, Giannone era la contrapposizione al partito dello scioglimento. Il partito dello scioglimento, rappresentato allora da questo punto dalla candidata Rita Trovato, oggi siede alla presidenza del Consiglio in maggioranza con il sindaco Giannone. Siccome siamo un po' confusi, ma non solo noi, chiediamo semplicemente questo accertamento: niente di più, Mi trovo. Io assolutamente favorevole a questa richiesta del segretario del, del PD perché chiaramente è stato il nostro manifesto e penso che in questi anni abbiamo sempre onorato questo proprio nel, nel rispetto delle, eh, della, della città che ha accolto il nostro progetto politico che ci ha sostenuto e devo dire che continua a sostenerci anche adesso che abbiamo fatto insomma una scelta così eh, dura di lasciare l'amministrazione la, quindi assolutamente e favorevole e, diciamo che è stato il nostro la nostra guida ma anche grazie diciamo al, al, al sindaco voglio ricordare che il primo atto di questa giunta la prima delibera di questa giunta nella sua azione amministrativa è stata proprio quella di eh, diciamo portare avanti un protocollo di legalità ma Uh, ci tengo a dirlo. Eh, oggi sembra come se il comune fosse fatto solo dall'ufficio tecnico, ma ci sono uffici dove ci sono atti molto più sensibili di un ufficio tecnico e non si capisce come mai quegli altri ambiti non si toccano mai e si vuole sempre andare a Lei toccare. ma una spiegazione? Ma, non so. Evidentemente abbiamo toccato e neanche noi ne abbiamo, ne abbiamo e neanche noi ne abbiamo contezza. Interessi molto, molto forti quando parliamo di concerterie, noi abbiamo garantito una rotazione nelle figure apicali del, del comune e questo ha garantito che non si incancrenissero eh, determinate situazioni che sono legate anche alla discrezionalità, abbiamo degli, dato degli incarichi a rotazione, questo non soltanto nel settore tecnico, anche nel settore eh, legale, abbiamo avuto le, nell'ambito della pianificazione incontri con la città, abbiamo fatto tutto in maniera aperta, addirittura abbiamo organizzato un workshop per vedere la città che idea aveva di uno dei siti più importanti e che è sempre un tema da cavallo battaglia di battaglia di tutti i movimenti e di tutte le propagande elettorali. E, eh, velo, velo, eh, nel, per quanto riguarda il controllo del territorio, abbiamo trovato una situazione incancrenita. Dal 2007 c'erano atti, c'è cioè una mancanza di conseguenzialità negli atti, in tutte le azioni di tutela e difesa del territorio, quindi legate all'abusivismo edilizio. Dico, ce le vogliamo fare certe domande o non ce le vogliamo fare? Okay? Perché? Perché si guarda sempre solo col binocolo ad un soggetto o a un movimento e non si cerca invece di avere per il bene di questo territorio una visione a 360 gradi? E attenzione, non sto dando la colpa a nessuno in passato, io sto dicendo quello che abbiamo trovato e quello che abbiamo cercato di cambiare, né più né meno. Rispondo velocemente a Emiliano Insevillo. A parte che non sapevo che facevano parte di questo comitato con cui mi sono trovata spesso a dialogare, loro non li ho mai incontrati, quindi lo sto apprendendo oggi. E abbiamo immediatamente fatto un progetto. Il progetto è alla regione: aspettiamo il decreto, sono 4 milioni di euro, 4 milioni di euro il comune non ce l'ha, può sembrare una, una banalità, però è un dato di fatto. Il progetto c'è l'abbiamo fatto, e anche se voi non l'avete letto, perché anche questo è stato argomento di eh, diciamo batti sul, sul, sulla stampa e sì il progetto c'era nel piano triennale delle opere pubbliche perché tra l'altro quello della mobilità e sostenibile è uno degli argomenti più sentiti nella, nella città e negli incontri che ci sono stati per il PUG la gran parte della, della, della cittadinanza e gli intervenuti chiedono l'esigenza di avere questa infrastruttura a mio avviso sicuramente importantissima Facciamo fare questo terzo giro, poi vado da lei, mi sono accorto che chiedeva un piccolo intervento. No, 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 va bene, voleva solo forse rispondere a qualche passaggio. No, io, fatto, allora, no? A questo punto sì. No, eh, allora allora facciamo eh, adesso. Viviana, sì? io accetto tutto, ma che mi si dica che tu non hai visto noi interloquire con quelli che volevano la pista ciclabile, io non lo posso accettare perché sono venuti, Perfetto. la presidente della Riplaia, lì tutte le associazioni, sono venute prima da noi. A seguito del nostro comunicato dove non si chiedeva di fare una. Io vorrei. Allora, sì, Non era Non si chiedeva, sì, infatti. No, no. È, è, è bello cambiare le carte in tavola. Però visto che parliamo di onestà intellettuale, facciamo un passo indietro. Siccome io sono abituato in queste città ad avere onorevoli da vent'anni che promettono finanziamenti, prendo atto che la scuola è quella. Prendo atto che la scuola è quella. A me non interessano i finanziamenti di 4 milioni o le piste ciclabili mega. Le piste ciclabili si possono fare anche con meno, e anche in maniera più semplice. Mi spiego meglio. Eh, quando vennero da noi questa associazione, di cui non ricordo il nome e mi scuso perché ci sono tante associazioni, ci chiesero di accendere la luce su una situazione di fatto che già esiste, cioè la strada che conduce da Donna Lucata a Riviera Riponente fino a Playa Grande è di fatto una pista ciclabile durante il periodo estivo, perché un sacco di avventori vanno con biciclette. A quel punto, noi abbiamo semplicemente riportato un'indicazione del territorio di queste persone, di cittadini di Tonologate di Playa, che ce l'hanno chiesto, quindi non siamo noi che siamo andati a cercarli, ma siamo contenti che ci abbiano cercato loro. E abbiamo semplicemente chiesto, e all'epoca si parlava di 50-60 mila euro per mettere quelle barre a terra e sperimentare. Dopodiché, questa nostra diciamo, iniziativa è stata sovrastata da un finanziamento di 4 milioni di euro con una super mega pista ciclabile. Allora, non era questa l'idea del PD e di chi ci è venuto a cercare. Magari quella potrebbe essere una soluzione di lungo termine, ma nel breve termine si chiedeva semplicemente di fare un intervento minimo. C'erano anche degli sponsor, di cui chiaramente non faccio il nome, che si erano detti pronti a intervenire con questi 50.000 sì. euro. Se lei ricorderà un... Ricordiamo no... bene tutti. Sì, sì, lei è un cronista di lungo corso, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Quindi io vorrei dire questo. Ehm, non è carino dire a qualcuno che incontra queste realtà senza... La presenza del PD non ci hanno mai visto perché noi, quando andiamo e incontriamo i cittadini e non c'era mai l'amministrazione e ne abbiamo sentite di ogni sull'amministrazione, siamo tutti nella stessa città, ma forse percorriamo in momenti diversi gli stessi spazi. Allora, eh, abbiamo dieci minuti a disposizione, dobbiamo chiudere questo terzo giro, quindi andiamo, torniamo da, um, da Caterina Recotti. Ah, su, su quella richiesta che fa il PD al sindaco di verificare eventuali incompatibilità, eccetera, 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 massima serenità, anche se eh, fa molto riflettere, perché eh, come detto, è sempre ormai da più di due anni e mezzo, eh, anche di più, sì, ehm, c'è sempre questo riflettore, voglio dire, chi, chi è sereno chissà di aver agito sempre. Nel rispetto non solo delle norme, ma anche del mandato ricevuto e del rapporto fiduciario con col sindaco e con, con i cittadini di Cicli eh, si, è, si è sereni, però sicuramente far riflettere. La mia difficoltà è perché si crea statamente confusione, quindi diventa difficile anche punto, rispondere punto a punto, soprattutto quando ci sono situazioni poco, poco chiare, poco, o, o, o ti mettono parole o si fanno analisi anche. Sulla risultati elettorali fanta, fantascientifiche piuttosto che ci mettono parole ecco, che non abbiamo mai detto. E quindi ritorniamo ai fatti, è l'unica cosa che veramente eh, parla, parla da sé. E quando mh, si parla di consorterie, di, di confusione, eh, io ricevo e ho avuto. L'onore di poter ricevere questi insegnamenti da direttamente Pino Lonatica, già sindaco di Scicchi, che mi diceva che lui, quindi sindaco del 94, aveva trovato un disordine organizzato. Questo disordine organizzato, sicuramente c'è il rischio che si possano attanagliare e sistemi di potere o logiche devianti. Con il sindaco Giannone e questa giunta. Tutti gli atti sono stati posti proprio a presidio in tutti gli ambiti che vanno dai servizi sociali, dove i cittadini devono avere la serenità che i loro diritti sono diritti e non favori che poi verranno trasformati le logiche clientelari, su tutti i piani con atti amministrativi, azioni anche forti in cui molte volte ci siamo trovati soli, come mandare a casa una ditta della spazzatura. Due, ben due, una dopo l'altra. Sì. Quindi voglio dire, su questo non accettiamo lezioni. Sul termine, sul sistema, penso di averlo spiegato: quindi anche la separazione tra gestione, indirizzo e controllo. Quindi, molta attenzione su questi temi, riprendere i rapporti istituzionali che sicuramente un vulnus ingiusto, come il commissariamento e lo scioglimento del Consiglio Comunale aveva ecco, determinato tanti vuoti, eh, tante che abbiamo cercato con, con tutto il nostro impegno, in, in primis della, del, del sindaco, di colmare. Cosa voglio dire? Adesso sentirsi che bisogna riflettere, mi viene, mi viene comunque molto una frase no? di, di Vedicara, una canzone di Guccini che proprio dice, è difficile spiegare, è difficile capire se non avete capito già, perché siccome nonostante i confronti, eh, nonostante i momenti se istituzionali in consiglio comunale aperto, piuttosto che eh, ne, 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 anche tra, tra scambio di comunicati stampa, non si vuole capire. Anzi, si assiste a una totale manomissione delle parole. che Chi ha un ruolo pubblico dovrebbe avere questa responsabilità di, non, di, di utilizzare Però lei i termini? Nel finale rilancio no. No, quindi quello che io voglio dire è riflettiamo perché Todo direbbe che nessuno è fesso, quindi ci sono tante cose che ricorrono nonostante i chiarimenti o avvenuti o con istanze di atto, con tutti gli strumenti che la democrazia e che, e che le norme ci danno e si batte sempre a do, mi fa molto riflettere perché a un certo punto vengono, vengono degli interrogativi che io adesso voglio condividere con tutta la città, forse allora magari si è, si è in malafede perché quando appunto ci sono i fatti, ci sono gli atti c'è l'impegno eh, e si continua poi dopodiché che ben venga, che ben vengano questi controlli controlli diffusi verso tutti Verso tutti. io sono un avvocato quindi voglio Questa dire stasera siete in tre eh, contro un architetto l'importante è eh, guardi il mondo, il mondo però cambia veramente intanto con, con l'esempio e non con le opinioni un'altra cosa che ognuno prima guardi dentro di sé la propria coerenza quindi affinché non si veda poi la pagliuzza e si trascuri la trave per questo è veramente l'accettami ma tanto comunque io credo molto nell'intelligenza eh, della, della cittadinanza ciclitana quindi ho fiducia non faccio, me, Beh, qui ci possiamo fermare certamente può, può bastare così eh, a lei il riposo forse eh, no, l'ha fatta diventare ancora più agguerrita ricotti no? <ride> Vabbè, andiamo, andiamo alla parte conclusiva, parliamo di prospettive. Ci sono due forze politiche stasera, stasera eh, qui in, in trasmissione, eh, avranno ovviamente da pensare al futuro. Eh, comincio dal movimento politico START. Eh, la domanda: cosa volete fare da grandi? Eh, io mi riferisco al peso che negli anni eh, avete avuto, insomma siete cresciuti e adesso insomma, volete anche avere no, uno spazio un po' più, più, più forte, più, più importante. Lei diceva, e apriamo il quarto giro per tutti, lei diceva nel precedente intervento che eh, quello che è stato fatto eh, non può essere concluso in cinque anni, start e fuori da questa amministrazione il Sindaco giustamente rivendica uh, l'importanza uh, di consumare altri cinque anni. Ma che cosa succede? No? Voi uh, andate uh, siete antagonisti del sindaco perché cinque anni richiede uh, start, cinque anni il sindaco uscente, ma uh, allora ci sono due domande. Cosa volete fare da grandi? E poi su, su sul futuro come vi presenterete da soli? Devo... Eh, allora. Eh, innanzitutto devo dire che sono giorni molto, molto intensi di, di dibattito interno eh, nel movimento, che però ha eh, due... Mercoledì sera avete avuto un'assemblea? Sì, sì, da ultimo, mercoledì, quindi sono incontri molto, molto frequenti con, uh, con il movimento, un dibattito interno più che altro programmatico, proprio per fare tesoro anche della contezza del, dei problemi, delle problematiche che abbiamo alla luce appunto di, di questa esperienza amministrativa. E quindi si sta lavorando tanto a programmi, a contenuti. In questo momento prioritario non è il nome, eh, ovviamente, quindi o, o, o esprimere eh, un candidato sindaco, perché crediamo che, ad esempio, il candidato sindaco deve partire dal basso, non deve essere, essere imposto quasi dall'alto, e quindi sarà un momento che vogliamo veramente eh, di confronto in cui uscirà. Ma una cosa è certa che start ci sarà, lo deve ai suoi elettori, lo deve al risultato importante che ha raggiunto eh, alle, alle scorse amministrative, lo deve per dare continuità non, nei modi e nei tempi che non appena questo dibattito interno sarà concluso, ovviamente socializzeremo con, con la città nelle sedi, nelle sedi giuste, in tutte le sedi, spero anche insomma, qui se, se lei sarà così gentile insomma, da volerci invitare, quindi in dialogo assoluto con la città, questa è la prima domanda. Per quanto riguarda il, il sindaco, noi eh, ribadiamo, tutta divise, la insomma, questo è evidente allora noi riteniamo che eh, non ci sia vento favorevole per il marinaio che non, ha, non sa dove andare. Quindi abbiamo vissuto molto male, sono stati molto male questi continui comunque cambi di passi e divisioni politiche. Noi abbiamo le idee chiare sulla visione e sul cambiamento che vogliamo vedere nella, nella nostra città e sulla continuità con l'impegno di questi cinque anni in cui il sindaco è stato guida è stato anche una, un importante eh, maestro eh, non a caso start la scorsa eh, con, con umiltà e secondo me intelligenza ha ritenuto di non avere ancora non, nel 2016 le competenze la conoscenza della macchina amministrativa poi per poter incidere. Ora abbiamo fatto anche una bella scuola, una bella palestra, non ci siamo, non ci siamo risparmiati ma il sindaco Crediamo anche nel valore della trasmissione generazionale, crediamo ancora che siamo qui infatti dei eh, quarantenni un po' più, quasi. Un po più eh, o quasi, eh, con uh, la voglia anche che, che sia necessario in linea con le generazioni che tanto si sono spese e che quindi possono dare in termini di scambio, però sia anche il momento di un rinnovamento ecco, generazionale anche della classe politica che non deve essere un valore assoluto, ripeto insieme con le altre generazioni ma penso che c'è bisogno un po' anche di, di un cambio di passo. Allora Start che cosa vuole fare in prospettiva Pitrolo? Beh, non voglio ripetermi rispetto a quello detto da ci Caterina di, di, nuovo, eh, ci di Beh, eh, Start sicuramente vuole portare avanti il progetto che ha iniziato perché è un progetto a cui crede tantissimo e dopo l'esperienza fatta, quindi eh, vedere da vicino e eh, vivere da vicino alla macchina amministrativa e capirne anche le problematiche sicuramente ha eh, ancora di più invogliato a, continu a continuare. L'appetito viene mangiando. L'appetito viene mangiando. No, nostro, viene no mangiando. in realtà non è, non è così, è proprio la le, il toccare con mano eh, le problematiche, i limiti, cercare di eh, capirli e avere, penso, eh, diciamo in questo almeno ci si deve dire, abbiamo lavorato tantissimo e quindi conosciamo aspetti dell'amministrazione e della pubblica amministrazione in generale, sto parlando di quello che avviene in tutti i comuni, penso non soltanto il comune di Cicli, eh, e quindi assolutamente mettere eh, a fattor comune questa, questa esperienza. E, e, per, e anche comunque seminare quello che abbiamo raccolto, e al contrario, <ride> scusatemi, raccogliere quello che <ride> abbiamo seminato, sì, abbiamo, abbiamo, assolutamente. Abbiamo capito, ehm, sul piano politico, no? è un movimento politico, start e cicli, ma eh, vi sentite ovviamente più vicini a un centro-sinistra, la mia domanda serve poi a qualcosa più avanti, eh, Abbiamo sempre parlato che START eh, insomma, include eh, diverse anime al, al suo interno. Ma eh, devo dire con grande semplicità siamo riusciti sempre a dialogare. C'è chiaramente una propensione verso diciamo, il centro-sinistra, questo è chiaro, lo dicono anche i numeri. Cioè, faccio un discorso molto, molto, molto banale in base insomma alle visioni politiche dei componenti di, di Start, e, però devo dire che questa esperienza ci è servita tantissimo perché la città al di là della destra o della sinistra ha delle problematiche che devono essere affrontate e a mio avviso sarebbe meglio mettersi veramente intorno al tavolo, con eh, diciamo, gli animi tranquilli e senza eh, pregiudizi o senza posizioni eh, così precostituite e affrontare veramente quelle che sono le problematiche di una città. In 30 secondi Petrolo mi rendo conto che lei mi potrà dire ma questa è fantapolitica oppure mi potrà dire cose diverse. Eh, centrosinistra più vicino al centrosinistra, ma non è che dopo stasera no, dopo la litigata verbale di questa sera Uh, voi finite come dire, alleati in politica, tutto è possibile con il, con il PD, con un forte centro-sinistra e fate man bassa di, di, di voti insomma. Allora, eh, mi hanno insegnato che la politica è fluida e devo dire che l'ho anche, anche vissuta. E io spero che veramente si ci possa approcciare, però l'ho detto prima, l'ho premesso, con onestà intellettuale, le cose bisogna conoscerle, bisogna ragionarci sopra, bisogna averle chiare e se, se c'è un approccio di questo tipo, chiaramente nessuno mette dei paletti a un dialogo, ma il dialogo ci deve essere. Eh, ma lei sta dicendo cose particolarmente interessanti, no? cioè, si rende conto insomma, di quest'ultimo passaggio? Questa, devo dire che è il mio approccio alla vita. Quindi mai mettere muri è sempre. Diciamo, io penso che la via di mezzo si trova, si trova sempre. Certo, bisogna anche moderare un po' i termini che si usano nel dialogare con, con le persone. Va bene, va bene. Allora. Uh... In Zirillo poi chiuderà. Uh, mh, eh, vado vado da, da falla, poi, poi in Girillo chiuderà un po' la, la trasmissione, la puntata. Allora, abbiamo sentito, abbiamo parlato un po' di prospettive. Si è fatto un ragionamento sul piano politico, ha sentito cosa diceva prima sia Ricotti che eh, Pitrolo. Proprio adesso, a proposito di possibili alleanze, eccetera, eccetera. Insomma, ha avuto le orecchie per ascoltare, non c'è bisogno che ripeta, io. Eh, il Concetto che ha voluto sottolineare Pitrolo. E il PD che dice, che fa? Il PD più che, dire, più che dire sta già facendo, nel senso che noi abbiamo avviato una serie di incontri. Ma l'ho detto anche nelle precedenti puntate, eh, non abbiamo pregiudizi, eh, nel senso che il ruolo che il PD eh, gli impone eh, del centro-sinistra allargato a tutte le sensibilità, con esclusione soltanto di Lega e Fratelli d'Italia. Questo però non vuol dire che sia il tempo delle liste civiche, né il tempo dei giovanelismi, ma lo dico perché non sono io a dirlo. Quando io nel 2018 ho accettato di ricoprire questa carica, la Lega viaggiava sul 30% alle europee, 34% addirittura, eccetera. Eh, le ultime tornate elettorali, eh, vedi l'esperienza di Vittoria e di Ispiga che sono le ultime due elezioni che hanno avuto, hanno come dire, ri riscoperto per usare un termine gentile eh, la persona di Aiello a Vittoria e la persona di Leontini a Ispiga. Eh, quindi non c'è dubbio che non può essere, la politica non può essere più né un fatto generazionale né un fatto uh, civico. Vi spiego meglio. Credo che le liste civiche, ma lo dico non riferendomi ai presenti perché è una, una mia idea che ho sempre avuto, per cui inviterei anche i presenti a scegliere il partito che loro, nel quale loro si riconoscono perché evidentemente... Sono idee che lei ha sempre... Ma io, lo, ma io non conto. posso... Allora, io, so, eh, siccome so cosa, qualcuno parlava di coerenza, io dire. sono sempre stato dal 2007 oggi nel PD e nell'Ulivo prima. E le ho viste di ogni, quando mi piaceva e quando non mi piaceva. Per cui di coerenza, eh, io ho fatto anche il vice sindaco del, del, dell'attuale Presidente del Consiglio Comunale che non mi rappresenta più perché eh, diciamo non, eh, non rappresenta l'opposizione nella qualità in cui era stato eletto sindaco, eh, cioè, quindi io di coerenza proprio ci sono morto alle ultime elezioni perché eh, la cosa brutta delle ultime elezioni ma questo lo dico perché siamo tutti amici nel senso di infanzia, ci conosciamo tutti la cosa brutta delle ultime elezioni è che persone con le quali abbiamo condiviso percorsi ventennali ci siamo trovati divisi da questo trasversalismo, allora siccome il PD non dà patenti e non ha bisogno di attribuirsele perché siamo, come dire abbiamo uno statuto, abbiamo un programma, abbiamo dei pilastri, dei valori che sono noti a tutti eh, rispetto alle liste civiche, penso sia più un problema loro, nel, nell'ambito delle quali convivono appunto, anime di orientamento diverse, siccome la politica è fatta di destra, di centro e di sinistra. Rispetto alle soluzioni, io credo che siano le liste civiche a dover capire verso dove andare per cui io non mi permetto di dare consigli a nessuno ma credo che sia opportuno che le nuove generazioni occupino eh, diciamo, gli spazi all'interno dei contenitori che sono ben definiti dal punto di vista valoriale questa è la mia opinione per quanto riguarda le prospettive politiche delle prossime elezioni non è un segreto diciamo, di pulcinella il fatto che noi ci stiamo muovendo nella direzione di mettere insieme tutto quello che va dall'estrema sinistra fino al centro per fare il centro-sinistra unito a Scicca oh, andiamo in chiusura con Emiliano Inzirillo, un sindaco che dice: Io sono di sinistra, sono di centrosinistra, mi candido per se c'è un centrosinistra unito. In poche parole, quello che stava dicendo poco fa il suo segretario cittadino Inzirillo, eh, io forse un paio di minuti. Sì, non, non so, so se capisco dove lei vuole, vuole arrivare. Ci e, provo. E, sì, e, e Le rispondo subito: Ci sono delle condizioni affinché ci sia un centrosinistra unito. E ci sono delle condizioni con la realizzazione delle quali il centro-sinistra non può unirsi. Per cui detto questo, il centro-sinistra non può essere sempre unito o sempre diviso. Ma dire io ci sono se c'è un centro-sinistro unito, ecco, eh, bisogna vedere se eh, con quella condizione il centro-sinistra può essere unito. Ecco, questa è una mia idea, ma il centro-sinistra ha una sua... Funzione in questo frangente politico amministrativo di visione diversa, di discontinuità rispetto a questa amministrazione, ecco. Questo è nell'ordine delle cose che emergono puntualmente da tutti i eh, dibattiti e da tutti i eh, politici che si sono susseguiti. Bene, mi pare che possa bastare per questa sera. Io ringrazio i nostri ospiti e ci saranno altre occasioni in futuro per poter tornare all'interno di questa stessa trasmissione o di altre che verranno allestite da qui in avanti, insomma nei prossimi mesi per dare sempre più spazio. Al confronto alla città. Grazie quindi a Caterina Ricotti a Viviana Vitrollo di Start Cicli. Grazie, grazie. al uh, vice segretario del PD, Emiliano Inzirillo, al segretario uh, Omar Falla. Alla prossima uh, puntata, la numero 63. Arrivederci.